è giovedì 18 agosto e verrete con me e con il mio fantastico pullman 4C in giro per Madrid con la nostra bellissima GMG. Caldo, troppo caldo. I was just some so eighteen, feeling round for fingers to get in between. Down by the water, down by the old main drag. Qui a Madrid da ieri fino a domani sono preparate per noi vicentini ed altri italiani delle catechesi. Il tema di ieri era saldi nella fede, che corrisponde all'inno della GMG di quest'anno, al tema della GMG firme sella fe. Il vescovo di Perugia, che ha preparato l'intervento di ieri, ci spronava a puntare sì in alto, ad essere sì uomini che puntano in alto, ma ad avere dei punti fermi, avere delle sicurezze, delle certezze su cui basare il nostro cammino, il nostro progredire. Efficace, a mio parere, è la metafora delle rondini, che per volare verso primavera hanno bisogno di punti fermi nella terra. Allora mi sono domandato, ci siamo domandati, penso tutti, quali sono le nostre certezze, quali sono i punti fermi su cui baso la mia vita, il mio progredire. Grazie anche alla catechesi di oggi, preparata dal vescovo Crociata, il cui tema era radicato in Cristo, abbiamo avuto modo di sviluppare il tema delle nostre certezze e delle nostre sicurezze. Penso che il fatto di essere radicati in Cristo, di sentirsi membra vive di questo corpo che è la Chiesa, e di cercare un incontro col, come ricordava il vescovo, col Gesù non storico, non quello di 2000 anni fa, ma con Gesù persona, con Gesù vivo, risorto, sia la sfida che attende me ed attende ogni cristiano oggi. Io sono molto colpito dalla presenza e dal tipo di partecipazione che questi giovani mostrano. Ci mostrano una ricerca di verità, una ricerca di vita, di incontri, di solidarietà, un desiderio e una promessa di futuro. Ci mostrano soprattutto i legami di tutto questo con il cuore della nostra fede, con Cristo stesso. Penso sia molto facile a volte scivolare sul sono cristiano, credo, ma in cosa credo e qual è il Gesù in cui credo? E da questo penso avrò modo durante la GMG, soprattutto durante il cammino che mi attende dopo la GMG a casa, continuando il cammino della mia vita e della mia ricerca, di scoprire veramente qual è il Gesù che voglio incontrare, a cosa mi chiama e verso dove sto camminando.